Procediamo con questo video tutorial di topografo e ci dedichiamo sul modulo E, modulo praticamente di gestione delle nuvole di punti. Nel modulo E, eccolo qui, modulo nuvole, possiamo gestire quella che è la nuvola dei punti e possiamo importarla, esportarla, fare delle proiezioni di modifica di editing o pianificare eventualmente anche dei piani di volo per acquisizione di fotografie da drone. Innanzitutto vediamo adesso come è possibile quindi importare una nuvola di punti. Ho battuto dei punti GPS su dei target a terra e con questi target, con questi punti topografici andremo a georeferenziare la nuvola di punti. Quindi vado a cliccare su Importa da nuvola e quindi vado in questo caso a caricarmi quello che è il mio file. Ora, per comodità, io già l'avevo precedentemente generata e caricata, quindi vado qui sul progetto e mi carico la mia nuvola. In fase di elaborazione, quindi io mi vado a caricare la mia nuvola all'interno di un layer specifico e il topografo la importa. In questo modo mi dà la possibilità di poter gestire e visualizzare la nuvola all'interno della planimetria. Questa qui, infatti, è la mia nuvola di punti. Andiamo nella vista 3D, vediamo che appunto è la mia nuvola. E adesso questo non è georeferenziato, dobbiamo procedere alla georeferenziazione rispetto ai target qui che abbiamo a disposizione. Quindi procediamo in questo modo. Quindi innanzitutto vediamo dalla nuvola se sono ben visibili quelli che sono i target di georeferenza, per la georeferenziazione. Eccoli qui, sono ben evidenziati. E procediamo dal menu Registra georeferenza su target. La prima cosa da fare è selezionare la nuvola. Quindi vado sul menu Progetto e seleziono la mia nuvola. Punto nuvola, io vado a utilizzare lo snap di punto nuvola. Eccolo qui. Ma in particolar modo andrò ovviamente ad utilizzare anche lo snap.topografico, ma utilizzerò le proprietà del snap che in particolar modo vado ad utilizzare seleziona con finestra di dettaglio. Questo tipo di snap qua. Faccio conferma, mi avvicino in prossimità della mia nuvola sul mio primo target. Eccolo qui, ci avviciniamo. Selezioniamo un clic col sinistro, vedete si attiva una finestra di dettaglio dove mi permette di evidenziare meglio qual è il punto. Questo è il mio primo punto su nuvola che corrisponde al mio primo punto 1 topografico e lo faccio per tutti e quattro i punti. Quindi vado a selezionare, vado a zoomare, eventualmente posso anche zoomare, scegliere appunto il vertice e andare a inserire il secondo punto che è il 4. Ne mancano solo due, ovviamente dipende anche dal numero, dalla dimensione della nuvola che devo andare a referenziare, quindi in base alla dimensione della nuvola ci saranno più o meno target da andare a selezionare e per referenziare la mia nuvola. Questo è il mio ultimo punto. Eccoci qua. Una volta che ho terminato, vado, clicco su fine e mi propone la classica finestra di georeferenziazione. Posso procedere a fare una georeferenziazione polinomiale con 3D rotazione isotopa. Andiamo a fare calcola e andiamo a vedere il report. Uno scarto quadratico medio di errore di 0,01, quindi 1 centimetro, 2 centimetri. Quindi per me va bene, posso fare anche la metodologia di varie tipologie, però diciamo che il calcolo in questo caso va più che bene. La polinomiale non la vado a utilizzare perché ho troppi pochi punti e poi la polinomiale tende ad appiattire un po' le informazioni, quindi dovrei avere una grande quantità di punti per avere un dato reale. In questo caso mi va bene la 3D con rotazioni. Se eventualmente avevo un terreno più o meno ondulato o tendenzialmente in piano, potevo utilizzare anche la 3D isotropa con l'algoritmo che mi permette quindi di regolare quelli che sono i parametri del terreno. In questo caso, in questa condizione, mi va bene questa qui che ho a disposizione. Clicco su
rapporto che mi dà il rapporto di elaborazione in anticipo, eccolo qui, eppure faccio calcola e georeferenzia. Georeferenziando la nuvola sulla base dei parametri calcolati, l'operazione non potrà essere annullata. Io clicco, dico di sì, mi georeferenziami. E poi gli dico eventualmente vuoi salvare la nuvola trasformata? Ora adesso no, perché comunque non mi serve risalvarla di nuovo. Clicco su no, se no clicco sì e me la salva e me la memorizza con quelle caratteristiche. Adesso graficamente vedremo la proiezione della mia nuvola georeferenziata scalata nella vista 3D, riapportata praticamente con visibilità appunto sui punti topografici. Una volta che ho georeferenziato quello che è la nuvola, io posso estrapolare una serie di informazioni. Ad esempio, posso fare una sezione su nuvola. La sezione di nuvola prendiamo come riferimento quindi un layer sezione. Vado a crearmi la mia sezione, quindi vado sul modulo sezioni, sezione semplice. Vado a utilizzare lo snap su punto topografico, però in questo caso vado a scegliere la modalità punto all'interno della selezione, quota minima all'interno della selezione, conferma, e quindi mi vado a prendere di taglio, prendiamo appunto il nome della sezione, sezione nuvola 1, da nuvola di punti, quindi opzione 5, quindi parto da questo punto. Passo vertice sezione di nuvola, quindi scelgo il passo, mettiamo ogni metro, inizio della sezione da questo punto a questo punto. Vado a vedere la mia sezione, adesso mi genera quella che è la sezione. Io ho messo il passo ogni metro. Andiamo adesso a estrapolare la sezione, calcolo la sezione su nuvola. Scelgo la mia nuvola georeferenziata e quindi mi permette di andare a sezionare la mia nuvola sulla sezione, quindi a tagliare la nuvola sulla sezione, in modo che poi eventualmente posso poi procedere, ora sto facendo l'ordinamento dei punti, posso procedere a migliorare quella che è la rappresentazione della mia linea di sezione. Vediamo un attimo, sta elaborando. Ecco qui, vediamo che mi ha creato quella che è la sezione con andamento a ogni metro del passo. Ovviamente mi ha preso anche i punti che sono sopra un edificio, una copertura. Più delle volte va fatta prima una pulizia della vegetazione della nuvola, però per rendere l'idea. E quindi abbiamo generato questa nuvola. Se ad esempio su sezione, se ad esempio voglio eventualmente modificare, posso procedere a questa fare sezione cambia sezione in statica. Ok, rivado a rigenerare quella che è la mia sezione su nuvola. Ecco qui. E a questo punto posso procedere a fare una modifica cancella vertice del punto. Vedete? Mi vado a man mano ad escludere i vertici che non rientrano perché fanno parte della mia sezione, ecco qui, che vanno a prendere l'edificio, e a questo punto ho generato quella che è una sezione. Posso scegliere anche quello che è il regolare, appunto la profondità della mia sezione della nuvola, se non mi interessa avere tutto il dato, quindi la profondità della nuvola, chiudi, e poi posso esportare la mia nuvola sul CAD, quindi origine, eccola qui, e in automatico mi creerà anche l'immagine adattata della mia nuvola sulla sezione. Sta creando l'ortofoto, ok,
vado a salvare SN1, ok? Ecco qui il risultato, la mia sezione della nuvola con l'immagine appunto della nuvola. Possiamo procedere anche a esportare la mia nuvola georeferenziata, quindi semplicemente a menu nuvole faccio esporta, seleziono la mia nuvola che voglio esportare e mi permette quindi di salvare la nuvola in formato PLY.LAS, formato standard della nuvola di punti. Un'altra procedura che può essere fatta nel modulo è quella di creare un piano di volo. Andiamo a vedere come creare un piano di volo. In realtà si parte quindi da un libretto delle misure, quindi crea un libretto da mappa. Da questo è fondamentale, mi dà la possibilità di poter andare innanzitutto a delimitare la zona, quindi andiamo a scegliere la nostra, cercare la nostra zona di interesse. Ecco, qua ci spostiamo con il nostro puntatore e andiamo praticamente a sceglierci i punti. In questo caso mi vado a prendere questo punto qui, un punto qui, rileva punto, un altro punto qui, ok, un altro punto qui. Mi serve solo semplicemente per poter andare a delimitare quella che è la mia area di volo. I punti rilevati, faccio importa quota ellissoidica, va bene, importa, esporta punti. E ho queste coordinate dei punti e me le vado a elaborare, quindi elaborazione, sono elaborato questi punti e adesso non mi resta che creare un perimetro di volo, rotta di volo, ok. Quindi andiamo ad esempio a creare quindi il mio perimetro. In questo caso vado, faccio polycad polilinea perimetro a punti topografici, faccio conferma, adattamento, ok, mi sono creato. Mi posso importare anche dal menu genera mappa la mappa dell'area in modo da avere visibilità anche di quello che posso probabilmente andare ad acquisire. Quindi vado a scegliere il percorso mappa Google, salvo la mappa, ok, ho salvato, genero quello che è la mia mappa, la posso, ricordo, posso anche andare a inserire nel layer specifico, quindi mappa, così distinguiamo i layer di appartenenza. Ok, e adesso procediamo ad andare sul layer rotta di volo, scegliamo anche un colore che si vede abbastanza bene e andiamo su menu nuvola e andiamo su progetta missione su superficie con strisciate. Seleziono la polilinea chiusa che ho creato. Primo punto direzione strisciata, io voglio partire da questo punto qui a questo punto qui, a questa direzione. In questo caso io ho la possibilità di scegliere anche la tipologia del drone e io ho a disposizione ad esempio un Mini 2, conferma, mi va a caricare già solo i parametri della fotocamera, quota di volo vado a impostare ad esempio 35 metri, la sovrapposizione delle strisciate voglio circa l'80% e quindi posso calcolarmi in automatico quello che è il fotogramma a terra di 37,8 m x 50 m. Calcola e mi ha definito, andiamo a inserire il colore che non abbiamo inserito precedentemente, mi va a generare quella che è la rotta di volo. Per visualizzare meglio andiamo ad esempio ad aumentare un po' lo spessore della linea. Attiviamo spessore linea, ok. Quindi andiamo, così vediamo meglio anche quello che sono le linee.
Ok, questa è la mia rotta di volo. Una volta che ho fatto la mia rotta, posso fare simile missione con terreno in piano o missione in terreno in pendenza. Con missione in terreno in piano, io ovviamente so che lavorerò su un terreno pianeggiante, in questo caso un nostro campo fa più che bene, un campo di calcio. Se ha missione in terreno in pendenza, deve avere un'informazione più che quella che è il modello digitale del terreno, ancora meglio il DSM. Che posso estrapolare dal modulo DTM, crea DTM da Team Italy o da SRTM3. In questo modo mi permette di estrapolare quell'informazione per andare ad adattare quello che è il terreno in pendenza. Quindi vado sul modulo terreno, missione terreno in piano, seleziono la polilinea della rotta di volo e qui mi va a simulare quello che è il volo che io andrò a realizzare col mio Mini 2. Qui posso scegliere la velocità di volo, posso scegliere ovviamente in base alla velocità di volo, l'intervallo dei fotogrammi, il tempo di ogni fotogramma ogni 3 secondi, ad esempio vado a mettere 5 e vado a scattare ogni secondo, quindi mi dà la possibilità di avere una possibilità di avere più foto, quindi una sovrapposizione maggiore. Vedete il numero di foto. Una volta che ho stabilito quella che è la mia missione, il tempo di missione totale, posso andare a cliccare su missione, esporta missione e salvarmi in vari formati, tra cui abbiamo il formato LICI, che è un software applicativo per le missioni di volo, oppure software DJI e così via. Alla fine mi dà un report dettagliato del tempo di volo, 9 minuti di volo totale, 9 minuti e mezzo, e con il numero di foto scat da scattare e i parametri da settare per la mia, per il mio drone, velocità di volo, e tutte le informazioni di scatto per il timelapse. Quindi questo col modulo e posso appunto gestire anche questa procedura. Per quanto riguarda il discorso della nuvola di punti, sempre andiamo a prenderci un attimo di nuovo il progetto di missione. Andiamo a vedere un attimo. Andiamo, file, lavori recenti, eccolo qui. Prendiamoci la nostra nuvola. Andiamoci a caricare la nostra nuvola di punti. Dalla nuvola di punti che ho ottenuto, io posso estrapolarmi anche modelli DTM a passo regolare, densità variabile, e creare tutta quella serie di entità CAD. Ad esempio, banalmente, io voglio andare a generare quello che è un perimetro, quindi dell'area della nuvola. Quindi, per esempio, voglio andarmi a delimitare con uno snap.nuvola, proprietà punto quota minima all'interno della selezione. Mi vado a delimitare questa porzione qui di area della nuvola, ok, faccio un'area chiusa, vado a generarmi, innanzitutto posso generarmi all'interno di essa quelle che sono le informazioni, ad esempio l'identità CAD, quindi creami, seleziona polilinea chiusa e vado a definirmi punti CAD, quindi vado a selezionare la linea chiusa, densità di percentuale di punti, e lui mi va a dare una maglia di semina di punti all'interno dell'area selezionata, quindi sono informazioni. O posso anche direttamente aggiungere un punto topografico tranquillamente dal menu topografia, nuovo punto, o posso generare anche quello che è un DTM dalla nuvola. Andiamo a generare quello che è DTM, ok, nuvola, modelli 3D, crea densità variabile, seleziono la polilinea chiusa, scelgo il layer,
vado a triangolare, vincolo triangolo con linea esterna, elabora. Ok, mi ha generato il DTM all'interno della nuvola. Se adesso vado a vedere nella vista 3D, vediamo che mi ha generato il DTM, ovviamente mi ha preso anche la parte relativa all'albero che c'era, però mi ha ricostruito velocemente quello che è un DTM dalla nuvola di punti.